Ciao a tutti, cari spettatori! Benvenuti sul mio canale. Oggi ho un messaggio speciale per voi. Ma prima di iniziare, vi chiedo un piccolo favore: iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Questo ci aiuterà a crescere e a continuare a creare contenuti che vi interessano. Ogni nuovo iscritto è una spinta incredibile per il nostro lavoro. E non vediamo l'ora di condividere ancora più contenuti straordinari con voi. Quindi, per favore, cliccate sul pulsante iscriviti e unitevi alla nostra community. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo con il video di oggi. Nel tranquillo villaggio di Mizuno-sato, situato tra le verdi colline del Giappone, viveva un anziano saggio di nome Hiroshi. Era noto in tutto il villaggio per la sua saggezza e la sua capacità di insegnare importanti lezioni di vita attraverso racconti zen. Un caldo pomeriggio d'estate, un giovane di nome Takeshi si avvicinò a Hiroshi mentre meditava sotto un grande ciliegio in fiore. Takeshi disse rispettosamente: «Maestro Hiroshi, ho sentito dire che sei un maestro delle storie zen. Vorresti condividere una con me?» Hiroshi sorrise e disse: «Certamente, giovane Takeshi. Ascolta attentamente e medita su questa lezione. C'era una volta un giovane pescatore di nome Sora. Sora aveva un sogno nel cuore, voleva catturare il pesce più grande mai visto nell'ampio mare davanti al nostro villaggio. Takeshi annuì e chiese: «E cosa fece Sora per realizzare il suo sogno?» Hiroshi continuò: «Sora si alzava ogni mattina prima dell'alba. Usciva in mare con la sua piccola barca e gettava la sua lenza. Passava ore e ore pazientemente ad aspettare che un grosso pesce abboccasse. Ma ogni giorno tornava a casa con il cuore affranto e le mani vuote.» Takeshi chiese con interesse: «Cosa fece Sora quando si rese conto che il suo sogno era difficile da raggiungere?» Hiroshi rispose: «Un giorno, Sora si sedette sulla spiaggia e guardò il mare infinito. In quel momento, un vecchio pescatore di nome Kenji si avvicinò a lui. Kenji aveva pescato in quei mari per tutta la vita e aveva una lunga barba bianca che gli dava un aspetto saggio. Kenji disse a Sora: «Giovane amico, hai un sogno meraviglioso, ma devi imparare a essere paziente. Il mare è un luogo misterioso e imprevedibile. Non smettere mai di sognare, ma sappi che i tuoi sogni si avvereranno quando sarà il momento giusto.» Takeshi rifletté su queste parole e disse: «Quindi, Sora imparò la pazienza?» Hiroshi annuì e concluse: «Sì, Takeshi. Sora imparò a rispettare il mare e ad essere paziente. Continuò a pescare ogni giorno, ma non solo per catturare il pesce più grande. Iniziò a godersi il mare, a connettersi con la natura e a essere grato per ogni piccola cattura. E un giorno, quando meno se lo aspettava, catturò il pesce più grande che avesse mai visto.» Takeshi sorrise e disse: «Grazie, maestro Hiroshi, per questa preziosa storia. Ho imparato che i sogni possono avverarsi quando siamo pazienti e grati per quello che abbiamo.» Hiroshi chiuse gli occhi e tornò a meditare sotto il ciliegio in fiore, lasciando Takeshi con una mente aperta e il cuore colmo di saggezza zen. Takeshi rimase seduto accanto a Hiroshi, osservando il vecchio maestro mentre si perdeva nei suoi pensieri sotto il maestoso ciliegio. Passarono alcuni minuti di silenzio, e infine Hiroshi aprì gli occhi e sorrise a Takeshi. Hiroshi disse con gentilezza: «Takeshi, ricorda che la vita è come il mare. Abbiamo dei sogni e delle speranze, ma spesso non possiamo controllare il momento in cui si realizzeranno. L'importante è essere presenti nel momento presente e apprezzare ogni aspetto della nostra esistenza.» Takeshi annuì con gratitudine e disse: «Maestro Hiroshi, mi hai insegnato una lezione preziosa. Non smetterò mai di sognare, ma cercherò di essere paziente e di apprezzare ciò che ho oggi.» Hiroshi si alzò lentamente, indicando il cielo arancione del tramonto che si stendeva di fronte a loro. Disse con un sorriso: «Guarda il cielo, Takeshi. È un regalo quotidiano. La sua bellezza è un ricordo che ogni giorno è un nuovo inizio.» Takeshi guardò il cielo e sentì una profonda serenità dentro di sé. Capì che la vita era un viaggio, e che ogni passo,
grande o piccolo, faceva parte del suo cammino. Mentre Hiroshi si allontanava sotto l'ombra del ciliegio, Takeshi si alzò e iniziò a camminare lungo la spiaggia. Il suono delle onde lo avvolse, e il caldo abbraccio del sole del tramonto lo avvertì della bellezza della vita. Sapeva che avrebbe continuato a sognare, ma ora lo avrebbe fatto con pazienza e gratitudine. E così, nel tranquillo villaggio di Mizuno Sato, il giovane Takeshi imparò una lezione di vita preziosa dal maestro Hiroshi, e da quel giorno iniziò a vivere ogni momento con un cuore aperto e un'anima grata. Non smise mai di sognare, ma imparò a sognare con saggezza, consapevolezza e profonda gratitudine. E la sua vita diventò una danza armoniosa tra i suoi sogni e la realtà, proprio come le onde danzano con il mare al tramonto. E così, cari amici, giungiamo alla conclusione di questo video. Spero che abbiate apprezzato il contenuto che abbiamo condiviso oggi, e spero che vi abbia ispirato, proprio come la storia di Sora ci ha insegnato a non smettere mai di sognare. Ma prima di salutarci, vi voglio chiedere un piccolo gesto che ci aiuterà enormemente. Vi preghiamo di iscrivervi al canale, se non l'avete già fatto, e di lasciare un mi piace a questo video. Questo semplice atto è come gettare un lenzuolo al vento per aiutarci a spiccare il volo. Con il vostro sostegno, potremo continuare a creare contenuti che vi interessano e ispirano. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno già fatto parte della nostra community, e un caloroso benvenuto a tutti i nuovi iscritti. Continuate a sognare, siate pazienti e grate per ogni momento della vostra vita. Ci vediamo nel prossimo video, e ricordate di non smettere mai di sognare.